Ci troviamo nello stand Unicomfort col dottor Zinetti. Ci parli un po' della sua azienda. Unicomfort è un'azienda che ha una storia lunga, nasce negli anni 50, però la storia importante comincia dopo nel 2000, nel momento in cui è stata acquisita dalla mia famiglia e abbiamo cominciato a svilupparla. Unicomfort ha come mission il riscatto dello scatto, quindi quelli che sono degli scarti solidi per altre aziende. Noi gli diamo un valore trasformandoli in energia. La sede principale è in provincia di Padova, dove abbiamo l'unità produttiva principale, e il reparto tecnico e il reparto di ricerca e sviluppo che sono il cuore pulsante della nostra azienda. Commercializzata anche all'estero o solo in Italia? Unicomfort lavora, dipende poi dagli anni, dai mercati, lavoriamo circa il 50% al di fuori dell'Italia, in realtà nell'ultimo anno è stato quasi il 60%. Paesi diversi a seconda degli anni, lavoriamo dal Cile, la Spagna, in Inghilterra dove abbiamo una filiale, in Olanda, Stati Uniti, Africa, quindi abbiamo impianti installati in più di 140 paesi. Qual è il prodotto principale della vostra azienda? Ma in realtà a noi piace dire che il prodotto principale è quello che dobbiamo sviluppare domani per la necessità del cliente di domani, perché noi sviluppiamo, pur avendo un prodotto standard che però combiniamo, la nostra forza è di sviluppare una soluzione customizzata sulle necessità del cliente. Ovviamente dipende dai mercati, ultimamente nell'ultimo anno abbiamo lavorato molto nella valorizzazione degli scarti della pollina, quindi quello è il prodotto che nel 2017 ci ha dato delle buone soddisfazioni. Però noi siamo un'azienda che guarda avanti, quindi vediamo domani il tipo di scarto che il cliente ci porta e il tipo di valorizzazione energetica che ci chiede di fare. Come si sviluppa il rapporto clientela-azienda? Beh, ovviamente il contatto con il cliente può essere fatto in diversi canali e questo evento, una fiera, è una di queste situazioni. Ovviamente poi i clienti ci conoscono molto per passaparola, che è una referenza importante, piuttosto che articoli o convegni che noi abbiamo fatto. Il primo step è sempre uno step di tipo tecnico, quindi noi cerchiamo di intercettare il bisogno del cliente nello stadio primordiale, se riusciamo, quindi capire qual è il suo problema. E da lì poi partiamo con lo sviluppo di una soluzione tecnica e commerciale. Cerchiamo di dare un pacchetto completo, quindi che la soluzione spesso sia tecnica, commerciale e anche finanziaria al nostro cliente. Avete un sito web dove possono rivolgersi i nostri telespettatori? Assolutamente sì, il sito è unicomfort.com e vi invito a visitare perché fra l'altro abbiamo cercato di renderlo molto concreto e pratico postando esempi concreti di impianti. Noi, la nostra politica di marketing negli ultimi anni è molto cambiata, cerchiamo di, anziché proporre slogan generici, di fare vedere esempi di come abbiamo risolto dei problemi e quindi case studies le mettiamo nel sito e possono essere consultabili da chiunque. Ce ne puoi illustrare alcuni? Sì, qui abbiamo dei plastici di alcuni impianti che abbiamo realizzato. Allora, il primo impianto che abbiamo qui è un impianto fatto in provincia di Trento. È interessante perché è un impianto di cogenerazione, quindi produciamo sia calore che energia elettrica. Il calore in questo caso serve per alimentare una fabbrica di produzione del pellet e in parte anche una rete di teleriscaldamento. La particolarità di questo impianto quindi è l'utilizzo del termico sia per un utilizzo di teleriscaldamento che per la produzione del pellet. Il secondo impianto, anche questo è un impianto di cogenerazione, cogenerazione significa che produciamo sia energia elettrica che energia termica allo stesso momento, è un impianto che abbiamo realizzato in Emilia-Romagna, diversa tecnologia di cogenerazione, qui abbiamo un RC a olio geotermico, qui abbiamo un RC a scambio diretto, l'energia elettrica viene immessa in rete, quindi ceduta allo Stato, l'energia termica serve per andare ad alimentare una fabbrica dove confezionano imballaggi in legno, quindi utilizzano il calore per essiccare il legno e produrre gli imballaggi in legno. Il terzo impianto è un impianto che abbiamo realizzato in Calabria, è interessante perché spesso si associa alle biomasse, solo utilizzi paesi nordici freddo, in realtà questo è un impianto di cogenerazione realizzato in Calabria, il ciclo in questo caso è a vapore, è sempre un impianto di cogenerazione e il calore viene utilizzato per produrre l'energia termica necessaria per essiccare il prodotto che poi dopo viene rivenduto all'esterno. Un'altra particolarità dell'impianto è la tipologia di biomassa, perché ovviamente in Calabria utilizziamo della biomassa agricola, quindi gli scarti agricoli che vengono dal territorio circostante l'impianto che abbiamo realizzato. Qui ne vedo anche uno più grande. Sì, questo è un impianto di dimensioni maggiori, è un impianto da 1 megawatt elettrico, ne abbiamo 46 di questi impianti fatti sia in Italia che all'estero. È un impianto di produzione di 1 megawatt elettrico e 4 megawatt termici allo stesso momento. La tecnologia è un gruppo RC alimentato ad olio geotermico
e gli utilizzi termici possono essere diversi. Ne abbiamo uno così in Puglia, dove utilizziamo come scarti gli scarti della potatura, abbiamo un impianto simile in una fabbrica del pellet nel Trevigiano, l'anno scorso ne abbiamo realizzati 4 come questi in Inghilterra, quindi diciamo per noi questa taglia di impianto è un po' anche la soluzione più standard che noi abbiamo sicuramente utilizzato con numeri maggiori. E qui invece il combustibile che usate per i vostri impianti, giusto? Esatto, mentre prima ci siamo soffermati sulla soluzione tecnica per produrre l'energia, questa è la materia prima che noi trattiamo dai nostri clienti, che è poi un elemento importante che differenzia molto la nostra produzione rispetto agli altri. Come dicevamo prima, noi crediamo nel valorizzare quello che per altre case o per altre aziende sono degli scarti, quindi abbiamo la corteccia ad esempio, che è un materiale che ha pochissimi impieghi, quasi nulli all'interno dell'economia, gli scarti della potatura dell'olivo che abbiamo citato anche prima, ci sono gli scarti della pollina lì dietro, quindi sono scarti delle lettiere dei polli, classico impianto diciamo accippato, quindi questo combustibile è il cippato di legno, che è quello diciamo da cui sono nati gran parte degli impianti, e segatura, vinacce e vinaccioli, che è quello un prodotto interessante, tutte le attività collegate con la produzione del vino. Le scorze di mela, abbiamo fatto degli impianti interessanti dove abbiamo preso gli scarti della mela e abbiamo valorizzato producendo poi l'energia che serviva per fare i succhi di mela. E poi un'altra esperienza importante è questo prodotto qui, che sono le lettiere dei cavalli. Abbiamo realizzato degli impianti, fra l'altro alcuni anche nelle stalle della regina Elisabetta in Inghilterra, dove abbiamo utilizzato gli scarti che venivano dalla pulitura delle stalle dei cavalli per produrre l'energia termica che serviva per tenere gli ambienti confortevoli per i cavalli. È un esempio per capire lo slogan che dicevamo prima, cioè il riscatto dello scarto, quindi quello che è un prodotto che oggi ha un valore zero, anzi è un costo spesso, noi lo trasformiamo in un utile in quanto produce dell'energia.